TG12, bentrovati, edizione di lunedì 22 ottobre. Buon inizio di settimana a tutti voi. Andiamo a sentire subito i principali titoli della giornata. Giornata storica per la diocesi di Sassari. Monsignor Cerrig ha posto sulle spalle di Monsignor Saba il Sacro Palio, la prima volta che avviene in Sardegna. Un'ordinanza comunale per la bonifica di San Giovanni. La Posa Idonea sarà rimossa e la spiaggia restituita agli algheresi dopo anni di disagi. Serata speciale a Banari per ricordare il giornalista e storico Manlio Brigaglia sul palco Intellettuali e Musiche degli Umaniora. Questi dunque i principali titoli di questa edizione. Partiamo, lo avete sentito, da Monsignor Gianfranco Saba, che ha ricevuto l'imposizione del pallio per le mani del nunzio apostolico in Italia, Monsignor Emil Paul Cerrig. Solenne celebrazione del Duomo di San Nicola Sassari, tanti i fedeli presenti dentro e fuori dalla cattedrale. Con la celebrazione di ieri si sono conclusi i riti legati al pallio che Monsignor Saba ha ricevuto dalle mani di Papa Francesco lo scorso 29 giugno in piazza San Pietro a Roma. Vediamo. Giornata storica ieri nella cattedrale di San Nicola Sassari. Per la prima volta in Sardegna si è celebrato il rito dell'imposizione del pallio. Il vescovo di Sassari, Gianfranco Saba, ha ricevuto per le mani del nunzio apostolico in Italia, Monsignor Emil Paul Cerrig, il paramento liturgico, simbolo del compito pastorale di chi lo indossa. Con la solenne celebrazione di ieri si concludono i riti legati all'imposizione del pallio, consegnato da Papa Francesco lo scorso 29 giugno nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo sul sagrato della Basilica Vaticana. È la prima volta nella storia che questo rito avviene nell'isola. Fino al 2014, infatti, la consegna e l'imposizione del Sacro Palio ai nuovi metropoliti costituivano un unico momento celebrativo presieduto dal Santo Padre nella Basilica di San Pietro a Roma. Il palio è un paramento liturgico usato nella Chiesa Cattolica, costituito da una striscia di stoffa di lana bianca avvolta sulle spalle. Rappresenta la pecora che il pastore porta sulle spalle, come il Cristo ha una tipica forma Y sia sul davanti che nel retro. La solenne concelebrazione del Duomo ha segnato un momento importante per tutta la comunità diocesana che ha accompagnato Monsignor Saba in questo speciale momento. Hanno concelebrato Monsignor Mauro Maria Morfino, vescovo di Alghero Bosa, Monsignor Sebastiano Sanguinetti, vescovo di Tempio Ampurias, e Monsignor Corrado Melis, vescovo di Ozieri. Inoltre hanno partecipato rappresentanti del mondo istituzionale, il sindaco Nicola Sanna, il prefetto Giuseppe Marani e il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau. L'intero evento è stato ripreso in diretta da Canale 12. Le repliche andranno in onda sabato 27 ottobre alle 16:30 e domenica 28 alle 10:30. Ed ora cambiamo pagina, ci spostiamo ad Alghero, delibera dell'amministrazione comunale per la bonifica del sito di San Giovanni dalle alghe. L'accumulo di Posa Idonea sarà completamente rimosso e la spiaggia restituita alla città. Marco Sanna. Con un'apposita delibera, la giunta comunale algherese ha autorizzato la bonifica del sito di San Giovanni, dove insiste un ampio deposito di posidonia. La destinazione dell'erba marina sarà in parte un utilizzo in agricoltura, con diverse imprese del settore che hanno manifestato interesse per il materiale organico. La delibera autorizza il settore sviluppo sostenibile e gli uffici dell'amministrazione comunale al recupero della sabbia presente nel sito di stoccaggio attraverso operazioni di vagliatura ed eventuale redistribuzione sull'arenile. L'accumulo di posidonia del tratto di spiaggia urbana, individuato nel 2007 dall'amministrazione comunale di allora, per la prima volta sarà interamente rimosso, salvaguardando la componente sabbiosa. La parte vegetale, in attesa di un riutilizzo, sarà stoccata in siti lontani dall'arenile. Si tratta di interventi coerenti con la normativa regionale vigente. Restituire quella porzione di spiaggia urbana alla libera fruizione, alle attività sportive e ricreative, ai turisti come gli algheresi, è l'obiettivo indicato dal sindaco Mario Bruno, che mira ad una più attenta gestione dell'arenile rispetto al passato. Da più di 10 anni i cittadini di Alghero sopportano una situazione di disagio per la presenza del materiale spiaggiato di un sito, quello di San Giovanni, divenuto ingombrante anche sotto l'aspetto della vivibilità, ha affermato Mario Bruno. Per l'avvio delle operazioni a San Giovanni, l'amministrazione ha previsto un primo stanziamento da bilancio comunale pari a 200.000 euro. Nelle prossime settimane saranno individuate le ditte a cui affidare gli interventi e entro il 2018 prenderà avvio il cantiere. Crescono le imprese digitali in Sardegna. Secondo uno studio condotto da Confartigianato, sarebbero 1.557 le realtà che lavorano nel settore della tecnologia e che offrono servizi venduti in tutto il mondo. Ce ne parla Valeria Secchi.
Cresce la manifattura 4.0 sarda, 1557 realtà tra tecnologie e tradizioni per servizi in tutto il mondo. Software, reti intelligenti, elaborazione di dati aperti, protezione di sistemi informatici, consulenze digitali, portali web, hosting e commercio online. Sono le imprese digitali che in Sardegna producono economia e danno lavoro a migliaia di persone, soprattutto giovani, e i cui servizi sono apprezzati anche a livello internazionale. La progressiva digitalizzazione dell'economia italiana e sarda, commenta Fabio Mereu, vicepresidente regionale di Confartigianato e Imprese Sardegna Artigiano Digitale, ha creato numerose opportunità di crescita per un settore come quello delle imprese digitali che per tanto tempo non era riuscito ad emergere. Mai come in questo periodo anche in Sardegna le nuove tecnologie e la tradizione del saper fare sono riuscite a fondersi per dare vita a imprese digitali capaci di stare al passo delle più importanti realtà mondiali. Lo sviluppo di questo settore è dato anche dalla performance delle aziende italiane che commerciano con l'estero attraverso l'e-commerce, nonostante siano ancora piuttosto indietro rispetto al resto d'Europa. Il percorso di digitalizzazione è ancora lento, soprattutto per le realtà che negli anni hanno costruito solide reti commerciali tradizionali, rimarca il vicepresidente di Confartigianato Sardegna, anche se sono sempre più quelle che investono per affacciarsi sul nuovo mercato per i propri scambi. In ogni caso, conclude Mereu, nell'impresa la cosa fondamentale è mettere la persona al centro del sistema, perché dietro una realtà che funziona ci sono persone che valgono, ci sono relazioni, c'è un territorio sano e che offre opportunità. Serata speciale a Banari dedicata al giornalista e storico Manlio Brigaglia, recentemente scomparso, sul palco interventi di intellettuali e musiche degli Umani Ora. Sentiamo. Banari ricorda il professor Manlio Brigaglia e lo fa in una serata dove si sono alternati ricordi e aneddoti di una grande persona. Il concerto degli Umani Ora ha fatto da cornice all'evento. Abbiamo sentito il primo cittadino, Antonio Carboni. Banari è storicamente un paese che da almeno 25 anni organizza mostre d'arte, spettacoli di vario genere, ha al suo attivo anche un museo e una fondazione d'arte, quindi ovviamente una serata come questa ci ha trovato subito disponibili ad accogliere un ricordo di Manlio Brigaglia, che ha accompagnato sia le manifestazioni private che quelle pubbliche di Banari sempre con molta attenzione e con molto calore, e di questo gli siamo ancora grati. Un ritorno a quello che è praticamente il nostro essere sardi, quel senso di identità vero e proprio che si respira. Sì, senso di identità che qui diciamo così è tangibile, concreto. Si può toccare con mano ogni volta che si organizzano delle manifestazioni diciamo così di carattere pubblico, non ultima Carrella Sin Festa, visto che adesso ci stiamo avvicinando a quella che ormai è diventato un appuntamento diciamo così tradizionale del prenatalizio banarese, e quindi anche quest'anno in collaborazione con la locale Proloco di Banari, che è appena sorta quest'anno, abbiamo intenzione di continuare con questa lieta tradizione di riscoperta e di valorizzazione delle nostre tradizioni culturali e artistiche e artigianali. Ritorna domenica prossima al Teatro Civico di Sassari il divertente spettacolo Ballando con le Drag, il format ideato da Roberto Manca, patron di Music and Move, arrivato alla sua nona edizione. Sandra Sanna. Ballando con le Drag ritorna a Sassari domenica 28 maggio a Palazzo di Città con la nona edizione, che vedrà sul palco la sfida tra quattro coppie a passo di danza. Il format ideato da Roberto Manca, ispirato al reality Dancing with the Star. A sfidarsi sul palcoscenico del Teatro Civico saranno le coppie formate da Daria Fraci e Noemi Ravot, Selene Hood e Cristina Dore, Alexandra Spacciabelli e Ilenia Mannu e infine la cagliaritana Eva Q con Claudio Smaldone. Madrina della manifestazione la stilista Ilaria Toncelli, nota direttrice creativa del brand toscano Sorry I'm Different. L'evento, ideato dall'associazione Music and Movie, ha il supporto delle associazioni Sassari Parkinson e Amnesty International e gode del patrocinio del Comune di Sassari e della Regione Sardegna. A presiedere la giuria, formata da giornalisti, esperti di danza, organizzatori di eventi, professori e critici, sarà l'assessore alla cultura del Comune di Sassari, Manuela Palitta. Ballando con le Drag ha preso il via nel 2010 in un club privato, ma realizzare questo progetto in Sardegna non era certo cosa facile, ha affermato Roberto Manca, ma oggi il pubblico è più che raddoppiato. In questi anni sono stati raccolti quasi 6.000 euro di incassi devoluti in beneficenza. Ci fermiamo ora per un breve break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi.
Torniamo in studio con la pagina sportiva. In primo piano il basket, una Dinamo Banco di Sardegna aggressiva e combattiva, quella che ha espugnato il Palapentassuglia conquistando la prima vittoria in trasferta del campionato NBA. Gli uomini di coach Esposito hanno condotto tutta la partita nonostante i numerosi tentativi di rimonta della New Basket Brindisi a trascinare nel primo tempo i giganti, un super Terran Pathway, mentre nella seconda parte di gara è il duo Jack Cooley, Scott Benford a trascinare i sassaresi. Nel secondo tempo i bianco-blu scrivono il massimo vantaggio di più 15, ma subiscono la rimonta della Epi Casa condotta da Wes Clark. Nell'ultimo giro di cronometro Brindisi si riporta da meno 8 a un solo possesso di distanza, ma la freddezza di Scott Benford chiude il match 84-90. Grande successo per l'edizione 2018 Fit Walking per la Vita. Ieri a Platamona oltre 1500 persone hanno camminato insieme in una giornata di sole e solidarietà. Sentiamo Icori Bichesu. Cronaca di un successo annunciato. L'edizione 2018 del Fit Walking ha richiamato a Platamona oltre 1500 persone. Le impressioni di Mauro Pirino e Walter Falchi dell'MSP Italia, organizzatori dell'evento. Mi sembra che sia andato molto bene, vedo gente sorridente, vedo gente che si è divertita, aspettative raggiunte, nel senso che l'idea era 1500 persone e credo se non 1500, 1499 le abbiamo fatte. No, scherzo, qualcuna in più di 1400 mi sembra. È bello perché ho visto tante persone colorate, il tema di quest'anno l'arancio, è un colpo d'occhio incredibile, emozioni, e sì, mi sembra che si sia raggiunto un bel risultato, ma soprattutto l'obiettivo è quello di aiutare, di fare della beneficenza, di far camminare tutti e di fare in modo che sia una cosa per la vita, appunto, Fit Walking per la vita. È una soddisfazione fantastica, perché comunque è una manifestazione che coltiviamo con appunto l'amico Mauro Pirino. Quest'anno si è unita anche la Lure 20 con Lidia Russu da anni, e quindi arrivare a questi numeri, insomma, è stato un bel percorso con tutte queste associazioni umanitarie, quindi siamo veramente soddisfatti, insomma. Un rilancio anche di questo territorio, giusto per sottolineare il fatto che in mezzo alla natura, in mezzo a queste coste fantastiche, si può organizzare e allungare anche quella che è la stagione turistica. Poi ne parleremo chiaramente con qualche politico, però credo che il vostro sia un apporto davvero importante. Beh, questo Fit Walking di quest'anno è stato proprio un'indicazione, il ritorno a Platamona, proprio col comune di Sorso, che approfitto per ringraziare, ha sposato proprio l'iniziativa. È stato questo un po' il tema dell'evento, cioè riportare la gente a Platamona, dove noi sassaresi, insomma, siamo abituati ad andare, ma forse non la apprezziamo come dovremmo. Finisce qua questa edizione del nostro telegiornale, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questo TG sul nostro sito, canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv. Inoltre, se siete in possesso di un decoder Sky, ci trovate al canale 5012, potete seguirci anche sulle nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. L'appuntamento è con la prossima edizione del nostro telegiornale, io vi ringrazio per averci seguito e auguro a tutti voi una felicissima giornata. Arrivederci.